Sandro Paccaroli, siamo alla fine di questa corsa e il traguardo si sta facendo sempre più chiaro all'orizzonte. Ma da quello che sento, da quello, i dati che mi stanno arrivando, penso di sì. Però aspettiamo, perché fino all'ultimo io voglio aspettare. Ecco, comunque i risultati dei primi seggi che sono appunto stati esaminati hanno denotato sicuramente una tendenza verso Sandro Paccaroli e una fiducia di determinati tipi di zone della città. Sì, sì, questo lo sto notando anch'io, i dati che mi arrivano sono questi, quindi per me è una bellissima cosa, un'emozione pazzesca. Sicuramente un risultato che va a incentivare poi quello che è successo ieri per quanto riguarda la corsa relle regionale. Sì, senz'altro. Ieri con Francesco abbiamo visto il risultato e qui a Macerata la tendenza è quella. Io nella mia campagna avevo notato tante persone che mi dicevano speriamo, speriamo, tante persone, dai giovani alle persone più anziane. Quindi mi ha dato forza tanto in questa campagna a parlare con queste persone e avevo fiducia che quello che mi dicevano poi si permutava in questi voti, quindi è quello che sta succedendo. Il centrodestra si conferma anche qui a Macerata, un rapporto che dovrà solidificarsi nel tempo tra lei e il neo sindaco Paccaroli. Già le basi erano state gettate, però è segno che la coalizione è forte e unita e può collaborare e lavorare anche bene. Ma guardi, sicuramente il rapporto di amicizia tra me e Sandro Paccaroli non è un dato sconosciuto, è assolutamente un elemento conosciuto di tutti, però nelle istituzioni si va al di là, si guarda al di là delle varie appartenenze politiche, ma si cerca di rispondere alle esigenze dei territori e di tutti i cittadini. Parlando di numeri, un centrodestra con Fratelli d'Italia assoluta protagonista di queste elezioni regionali, numeri in crescita dappertutto, un exploit veramente forte, veramente importante ai fini della vittoria elettorale sia nelle Marche che a Macerata. Ma sicuramente Fratelli d'Italia con la sua classe dirigente ha dato un impulso importante a questa campagna elettorale, però i complimenti li farei a tutta la coalizione di centrodestra che ha saputo esprimere in tutte le sue componenti un contributo determinante. Sandro Paccaroli, oramai il traguardo è raggiunto, una grande soddisfazione il vento che cambia a Macerata dopo che è cambiato in regione ieri. Sì, pare che questo vento del nord è arrivato. Grazie a tutti voi. Una grandissima soddisfazione per lei e per tutta la sua coalizione, siete partiti con idee chiare, siete riusciti ad entrare nei cittadini, in pratica sì. nel loro io, quindi sì, è stata una bella soddisfazione. Ho iniziato a metà luglio, ho fatto una campagna forte dalla mattina presto fino alla sera tardi, sono andato a parlare con tutti i cittadini, con tutte le associazioni, ho fatto una campagna anche a Ferragosto, quindi è stata una bella campagna dove io ogni giorno arrivavo la sera con le pile scariche, ma la mattina le avevo di nuovo cariche per ripartire. Per me è stata una cosa che all'età mia, sono arrivato a questa età così, mi dà la forza per affrontare questi 5 anni, ma con tanta passione, con tanta voglia di fare, con tanta voglia di fare per tutti i cittadini di Macerata. Ora c'è da mettersi subito al lavoro, già dai prossimi giorni quali sono i passi dell'ormai Paccaroli sindaco? Il lavoro a me non mi impressiona perché io ho 40 anni che ho fatto il lavoro dalla mattina alla sera, sono andato in vacanza pochissimo, quindi il lavoro non mi mette paura, non ho paura perché con questo entusiasmo, con questi cittadini che mi dicono speriamo che gliela fai, speriamo che la fai, non posso far altro che lavorare per tutti loro. I cittadini hanno espresso intenzione di cambiare, da cosa partirete? Noi dalle cose che partiremo? Io ho tante cose, da piccole cose a grandi cose, ho grandi progetti per Macerata, porterò Macerata tra una delle più belle città d'Italia ma anche d'Europa. Ripartiremo, questa città merita di diventare l'Atene delle Marche, l'Atene, una città bellissima perché se lo merita a 360 gradi. Chiudiamo con una dedica. Una dedica?
Ma io la dedica la faccio a tutti i cittadini di Macerata, alla mia famiglia, a tutti quelli che mi hanno sostenuto. Ho avuto una famiglia vicino che mi ha supportato sui momenti un po' di debolezza, dove non mangiavo, dove correvo sempre. Ho avuto una grande famiglia vicino, ma ho avuto anche una grande azienda vicino, anche tutti i dipendenti dell'azienda mi hanno incitato perché loro pensano, vai via, ci lasci solo. Ho detto, guardi, sto a Macerata, non è che sto lontano. Però ho avuto un grande supporto, ma soprattutto da tutte le cittadine. Ieri quando sono uscito dalla messa domenica una donna mi ha detto, guarda, ti voto perché hai occhi. Una bella soddisfazione per la città di Macerata tornare a un governo di centrodestra dopo tanti anni, segno che il lavoro collettivo è stato fatto in una certa maniera, cioè bene. Ma il lavoro, come dice lei giustamente, collettivo, ha premiato la squadra. Noi dal primo all'ultimo giorno siamo sempre stati una squadra a fianco di Sandro e la cosa che ci ha premiato è che siamo sempre stati in mezzo alla gente. Ci hanno sempre insultato e attaccato che non andavamo ai confronti. Non andavamo ai confronti perché noi volevamo stare in mezzo alla gente e la gente ci ha premiato. Macerata oggi sa che avrà un'amministrazione che le è vicina e che è sempre pronta ad ascoltarla e ad intervenire. Grazie. Vedendo la campagna elettorale come protagonista, lei si aspettava una vittoria al primo turno, come già comunque Parcaroli aveva un po' annunciato durante i suoi discorsi? Sinceramente sì, non con questa dimensione, però me l'aspettavo, la gente era stanca, noi abbiamo girato tutti i quartieri e in tutti i quartieri abbiamo trovato gente di qualsiasi espressione politica stanca e arrabbiata. Noi a quelle persone dovremmo dare una grande risposta, gliela daremo in maniera efficace e seria. Stefano Parcaroli, anche lei a suo modo è stato molto vicino a suo padre in questa folle corsa elettorale. Oggi festeggiate insieme un bel quadro familiare, ma anche un momento di forte unità che vuole essere un messaggio per questa città di Macerata. Ma sì, siamo stati sempre come famiglia, siamo stati sempre vicini a Sandro, sapevamo benissimo che quello che stava facendo lo stava facendo per noi cittadini e quindi anche per me che sono suo figlio che vivo qui, per la mia famiglia, per i miei figli e per tutte le famiglie a noi collegate. Noi come MED siamo stati sempre fedeli alla nostra città, quindi lui dice sempre io non ho 200 dipendenti ma ho 200 famiglie, 200 parenti che a loro volta hanno 200 figli, 200 mogli e quindi siamo una grande famiglia. Ora questa famiglia si allarga, diventa la famiglia di tutta Macerata, quindi sono molto contento per lui, auguro tutto il meglio per questi anni che dovrà guidare questa città. Al di là del risultato positivo elettorale, cosa le lascia questa campagna elettorale fatta da suo padre che è stato più volte magari accusato di non essere politico ma che ha ricevuto tanto affetto da parte dei maceratesi? È stata una campagna elettorale bellissima dove i maceratesi ci sono stati vicini, abbiamo parlato con tante persone, io l'ho accompagnato in tantissimi di appuntamenti. È stato bellissimo perché poi oltre all'affetto, oltre a questo segno di vicinanza da parte della città, c'è stata da parte sua tantissima analisi di quello che è questa città. Tanti lo hanno accusato dicendo dovevi studiare prima, non è vero assolutamente, perché prima sì, da persone che lavoravano a Macerata sapeva quello che sappiamo noi tutti, che so io, che sapete voi. Ma poi quando entri nel dentro, quando apri tutti i cassettini, quando inizi ad approfondire scopri delle cose che nessuno di noi sa. E è stato per lui molta analisi e molta progettazione su quello che sarà il futuro della città, quindi ha fatto un lavoro pazzesco, talmente pazzesco che da domani è pronto a lavorare. Quanta soddisfazione c'è per questo traguardo raggiunto in questa piazza tra amici, parenti e anche tanti maceratesi? Sì, è una soddisfazione grandissima. Vincere al primo turno per me è una cosa, un sogno, ma è segno che i maceratesi volevano questo. Grazie a tutti! L'aveva un po' anticipato, è stato profetico dal palco quando ha detto che voleva vincere il primo turno. Ecco, si aspettava questo risultato così importante dal punto di vista anche numerico? Ma me l'ho aspettato negli ultimi giorni perché andando avanti vedevo sempre, parlando con le associazioni, parlando con tutti i quartieri, che ogni sera c'erano tante persone a sentire i miei discorsi, quindi per me incominciavo a pensare di vincere il primo turno e questo è stato.
quando è stato importante sentire poi l'affetto di tutta la coalizione, anche la vicinanza di tanti personaggi politici del panorama nazionale. Sì, ho avuto la vicinanza di tanti politici nazionali, ho avuto la vicinanza di tutti i cittadini, di tutte le persone. Guarda, domenica scendono dalla messa, una signora mi ha detto: guarda, ti voto perché hai gli occhi dolci. Tanta commozione, tanta soddisfazione. Ma la commozione c'è, perché a questa età la sento la commozione, e per me è una virtù essere commosso, vuol dire che tu senti quello che fai. Elena Leonardi, cosa significa questo successo del centrodestra? Ma sicuramente è un'affermazione importante che dice di una voglia di cambiamento da parte dei marchigiani, un'affermazione sia in regione sia oggi al comune di Macerata significa che le politiche messe in campo fino ad ora dal centro-sinistra non hanno portato i risultati a cui i marchigiani invece hanno necessità, per cui un'affermazione molto importante e un risultato del quale siamo molto molto orgogliosi. Risultato importante anche per Elena Leonardi. Sicuramente un risultato personale del quale sono molto orgogliosa, ma che ci tengo sempre a ricordarlo, è frutto del lavoro di squadra. Chi mi ha sostenuto e aiutato sono molte persone, non solo del partito, che hanno creduto in me e hanno, credo, risposto positivamente al lavoro fatto in questi 5 anni. Per me questo è motivo di grande orgoglio, perché evidentemente il lavoro fatto ha dato i suoi frutti. Questo per me è un risultato molto molto importante. Narciso Ricotta, risultato di queste comunali forse un po' inferiore a quello che ci si aspettava anche nelle peggiori ipotesi, un passaggio di consegne della città alla destra. Beh sì, a mio giudizio è un voto più politico che amministrativo, mi sembra di cogliere una voglia di cambiare a prescindere, al di là di una valutazione su programmi e candidati. Penso che il voto del regionale più politicizzato abbia fatto da traino al centrodestra ed abbia penalizzato noi. Questa città ha subito ferite gravi negli ultimi anni, penso al terremoto, penso alla vicenda di Pamela Traini, penso al fallimento di Banca Marche e ultimamente anche questo Covid che crea paure e tensioni. Purtroppo la popolazione tende a riversare queste preoccupazioni nei confronti di chi ha amministrato, questo è il giudizio degli elettori, noi lo rispettiamo, auguriamo alla nuova amministrazione un buon lavoro nell'interesse della città, da parte nostra assicureremo una buona opposizione leale e costruttiva, e quindi da domani, diciamo, la campagna elettorale è finita e si inizia a lavorare tutti per la città insieme, ognuno nei rispettivi ruoli. Chiaramente a noi tocca quello dell'opposizione, lo faremo con dignità e impegno. Alberto Cicarè, siamo a metà dello spoglio circa, qual è il suo commento rispetto a questo risultato? Allora, per quanto ci riguarda sembrano risultati relativamente positivi, sembrerebbe che in base alle percentuali attuali potremmo entrare in consiglio, questo per noi era l'obiettivo minimo da raggiungere e sembrerebbe l'abbiamo raggiunto. A livello generale diciamo c'è un risultato abbastanza inaspettato, credo, e che però avviene a seguito di una ondata regionale che è evidente, che si era già manifestata ieri, e quindi diciamo questo a livello maceratese comporta che il riflesso di un'ondata regionale in cui il Partito Democratico, il centro-sinistra è stato nettamente sconfitto, è stato sconfitto credo nelle modalità di approcciarsi ai problemi delle persone. Adesso noi crediamo nel momento in cui saremo in consiglio di poter lavorare affinché queste istanze, i problemi delle persone possano rientrare all'interno delle istituzioni. Gabriele Micarelli, anche per lei un commento a caldo su questo spoglio che è giunto a metà, diciamo, del traguardo. Ma, diciamo che indicativamente è quello che ci aspettavamo. Stupore per il passaggio, sembrerebbe, al primo turno di Barcaroli, quindi ha superato anche le regionali, però visto che ieri il 6% in più era già preventivato dell'affluenza, io avevo già detto che erano tutti voti del centrodestra. Mi auguro che questo faccia riflettere chi ha governato fino adesso la città, è importante questo messaggio. Penso che sia un po' sproporzionato questo voto, un voto di protesta, perché non penso che Macerata sia rispecchi
in pieno Macerata, l'idea di Macerata, però questo è quello, va rispettato. Mi auguro che chi vada abbia un ascolto maggiore per la città di chi l'ha preceduto. Noi siamo nati per quello. Ripeto, sono un po' deluso, non tanto per la città, perché la nostra lista era un po'... questo è un progetto di politica che è soltanto in start-up, come ho sempre detto. Sono un po' deluso per i commercianti, perché forse non hanno capito l'importanza di poter far sedere in quest'aula uno di noi. Però tutte le cose devono crescere piano piano e dando tempo un po' a tutti quanti. Mi auguro in un futuro, noi continueremo. Saremo l'appoggio comunque sia alla maggioranza che all'opposizione, perché penso che i maceratesi è ora che partecipano un po' più attivamente alla vita politica della città. Non bisogna solo criticare, perché ovviamente chi ha governato e chi governerà farà errori, farà cose fatte bene, ma noi dobbiamo stargli accanto, dobbiamo suggerirgli e dobbiamo essere di supporto. Io mi auguro questo, noi continueremo, tra 5 anni ci saremo di nuovo, spero con un po' più di convinzione da parte dei miei colleghi. E niente, come augurio dico a Sandro Parcaroli di avere un ascolto maggiore di chi ha governato fino ad oggi. Sandro Parcaroli è il nuovo sindaco di Macerata, una vittoria al primo turno, ma veramente con un risultato consistente. Sì, un risultato eccellente, un risultato che rispecchia quello che io sentivo nell'ultimo periodo parlando con le persone. Andando in giro dalla mattina alla sera sentivo una voglia di cambiamento su tutti i cittadini, e questo è stato. Ecco, cosa sente da queste persone che le stanno facendo festa? Ma io sento una vicinanza pazzesca, loro sentono e ascoltano le mie parole e applaudono le mie parole. Sono parole buone che pongono la mano anche alla mia posizione, perché tutti dovremo lavorare per questa città. Io voglio lavorare con tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto, ma anche quelle che non mi hanno sostenuto, perché questa città merita questo e dobbiamo portarla avanti. Una città dove ritorna il lavoro, dove ritorna le persone a vivere, i ragazzi a fare la loro famiglia. Per me voglio questo, e darò una mano a Ricotta e a tutti gli altri, a Cherubini, agli altri, in modo tale da lavorare tutti insieme. Creiamo una maggioranza e un'opposizione unita per Macerata. Antonio Pettinari, presidente della provincia di Macerata, regione e comune capoluogo cambiano colore. Cosa significa per il territorio maceratese? Beh, innanzitutto vorrei sottolineare che lo stabilisce la nostra Costituzione, ma soprattutto lo stabiliscono le regole democratiche. Quando c'è una competizione elettorale ci si confronta non solo tra personalità diverse, ma soprattutto tra programmi, idee, no, che vengono proposte agli elettori e alle singole o alle varie realtà associative e altro. Francesco Acquaroli, nuovo presidente della Regione Marche, si aggiunge anche alla vittoria al comune di Macerata. Cosa cambierà in questo territorio? Ma guardi, innanzitutto credo che votando gli stessi giorni i cittadini di Macerata e della Regione Marche, ed essendo anche queste elezioni amministrative, comunali e regionali, hanno sicuramente voluto dare lo stesso tipo di segnale e hanno voluto puntare sul cambiamento e rinnovamento. Starà a noi cercare di essere giusti interpreti di questi sentimenti e anche cercare di dare le risposte che i cittadini marchigiani hanno voluto cercare nella coalizione di centrodestra. Sindaco Sandro Parcaroli, nuovo sindaco di Macerata, finalmente l'ingresso nel Palazzo Comunale, che emozione è stata? Beh, un'emozione grandissima, quando salivo quelle scale e poi ho visto questa stanza, è una stanza favolosa. Spero di fare tante cose bene per Macerata in questa stanza. Lei ha parlato di una nuova visione, da questa terrazza quale visione avremo di Macerata? Ho una visione della piazza favolosa. Guarda che piazza, guarda che roba, meravigliosa. Vedremo di farla ancora più bella. Un ringraziamento a chi in questa giornata? Ma a tutta la mia famiglia che mi ha sostenuto in questi 2 mesi, a mia moglie che ha sopportato pazientemente le 2 o le 3 della notte, è stata una grande donna. Di mio figlio, che se non avevo lui
un aiuto così morale, tecnico, favoloso. Lo devo ringraziare tanto. A mia figlia, che anche se con il bambino piccolo di 4 mesi mi ha supportato in questa campagna. Insomma, a mia nuora, a mio genero. Ho avuto tutta la famiglia unita per questa avventura. Di solito in questi momenti chi vince dice sarò il sindaco di tutti. Lei come si sente? Ma io l'ho detto sempre in tutta la mia campagna, io ho detto sempre questa frase, l'ho ripetuta 50 volte, che porto due tavole e sigillo la porta del sindaco in modo tale che io non entro dentro la stanza ma sto fuori in mezzo ai cittadini. Ma questo l'ho detto 2 mesi fa e lo dico ancora oggi.